La grafica può vivere senza pubblicità, ma la pubblicità non può vivere senza grafica. Sì, oggi parliamo di squallida, becera pubblicità. Dove ne parliamo? In questo nuovo episodio di Babook. Non so se qualcuno di voi, ma sicuramente sì perché siete tutti Netflix dipendenti, ha visto la serie Mad Men, quella di Donald Draper, l'agenzia pubblicitaria di Madison Avenue. Oltre a essere ispirata alla vita vera, è ispirata anche a un libricino chiamato I miti di Madison Avenue, che da me è tutto lurido perché li tratto male i libri, ma i libri sono belli che li prendi a cazzotti, prendilo un iPad così a cazzotti, un e-reader. I miti di Madison Avenue, come sapete, famosa via di New York dove c'erano le grandi agenzie pubblicitarie, la Sterling Cooper nel caso della serie su Netflix. La pubblicità è un qualcosa di effimero, un qualcosa che segue una tendenza, una moda, una qualcosa che ti deve ingannare, ma non è sempre una cosa negativa. La pubblicità è l'anima del mercato, diceva Ford. Senza pubblicità non sapremmo quali prodotti acquistare, in quali cerchie di società entrare, se siamo benestanti, se siamo poveri. Quindi non bisogna per forza vederla come un'imposizione di un'azienda che deve venderci qualcosa, ma anche come la semplice scoperta di un prodotto che potrebbe migliorare il nostro modo di vivere. Roser Reeves è l'autore di questo splendido libro, non ricordo il titolo in inglese che è diverso, ma tanto l'inglese noi non lo leggiamo e ne parliamo, quindi I miti di Madison Avenue per noi va più che bene. Thank you. Un'analisi che, anche se fatta negli anni 60, se non sbaglio 70, ora non ricordo bene, è ancora attualissima. I punti chiave, diciamo, su cui si basa questo libro sono: fate la guerra, non lo spettacolo, ovvero quando la pubblicità deve essere una guerra fra concorrenti e quando invece deve essere una raffigurazione teatrale, spettacolare, che ci intrattiene e ci convince a comprare il prodotto. La USP, scoprirete cos'è la USP, che non è una malattia sessualmente trasmissibile, ma è l'acronimo di Unique Selling Proposition. In che senso? Ovvero come in pubblicità, in un mondo con tutti gli stessi prodotti, abbiamo l'unicità dell'iPhone, l'unicità del Galaxy, l'unicità del Mastro Lindo, del Mr. Muscolo, eppure sono più o meno tutti uguali. Quindi la Unique Selling Proposition non è solo il cambiare del nome dell'etichetta, ma il cambiare del modo di promuovere un prodotto. Un concetto molto semplice, ma come abbiamo detto qualche video fa, la semplicità è una cosa molto complicata da ottenere. Quindi questo libro penso lo spieghi in maniera semplice e comprensibilissima. In fondo questo è un libro pieno di regole classiche della pubblicità che però ci permettono di capire come creare delle regole nuove. Come sapete, quando si vuole innovare bisogna partire dal passato, è inutile guardare direttamente al futuro. Cosa manca? Ok, creiamolo. Ovviamente è un libro molto basato su quello che è stata la pubblicità negli Stati Uniti d'America, che comunque, come sapete, gli Stati Uniti d'America sono un po' come una bomba atomica, visto il periodo che stiamo vivendo, ha degli effetti collaterali su tutto il mondo occidentale ma anche orientale. L'America ovviamente ha un altro stile di vita rispetto all'Italia e che però è riuscita a imporre un pochettino, diciamo, in tutto il vecchio continente, questo sogno americano, questo modo di vivere, tramite le vecchie campagne della Pan Am, tramite le vecchie campagne della Lucky Strike, l'avrete visto nella serie TV It's Toasted, e qui trovate vari esempi appunto di case studies, sono americani, reality, campagne pubblicitarie che hanno cambiato mondo e modo di percepire di persona, di utente finale, che dà money. Sei sempre il solito stupido. La differenza anche in questo libro di una cosa fantastica, la differenza fra il soft sell e il hard sell. Di che cazzo stiamo parlando? Il soft sell è un modo subliminale, morbido, di entrare nel percepito di una società. Quali sono i trucchi? Ve lo dice il libro. L'hard sell invece è il pugno in faccia. Come, con un investimento ovviamente economico enorme, riesco subito a entrare in un settore di mercato con il mio prodotto. Insomma, per tutti quelli di voi interessati al mondo della pubblicità, mondo che io non sopporto tanto perché di solito è legato più alla vendita che alla comunicazione, più a comunicare un solo valore piuttosto che tutti i valori di un prodotto o di un servizio, ma comunque è sicuramente un mondo che ci serve, valido, senza il quale la società in cui viviamo oggi non esisterebbe. Chiunque di voi è interessato, il libricino è piccolino, tra l'altro ci sono dei biglietti aerei come segnalibro ancora là dentro. Vi lascio il link per acquistare il libro nella descrizione del video. Ora, pubblicità anche per me. Qua sotto c'è un pulsante iscriviti. È rosso, è bello e lo devi premere. Non è il tuo pisello, è il pulsante iscriviti. Al costo di un euro, come sapete, investite i vostri soldi e venite sul mio canale TPI, dove faremo appunto un dibattito come la pubblicità ti dice una bugia per venderti la verità. E analizziamo il caso Lucky Strike, anche se le sigarette sono il male, come è riuscita a prendere in giro tutti e a far credere che fosse l'unica sigaretta tostata del mondo. Vi mando il link a questo video anche sul mio canale Telegram. Che dire, ve l'ho già detto, il bello tra la carta e la tecnologia è che se questo libro vi fa incazzare,
L'ho spaccata di botte! Ci vediamo nel prossimo episodio di Bobook, che sono nervoso. Ciao! Bobook!